scuole, l'Aula ha approvato la mozione del PD che è passata con i voti del gruppo proponente Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Hanno votato contro Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Astenuto il gruppo misto Merito e Lealtà. Sabato 21 e domenica 22 settembre torna a Prato la terza edizione della Festa della Via Medicea. Per il consigliere regionale Marco Martini, un'iniziativa che diffonde la bellezza di un territorio ricco di natura, arte e biodiversità. È stata inaugurata la mostra del fotografo Claudio Tamburini Dai binari della morte alle prigioni della mente. Ius Scholae, approvata mozione del PD. Rivedere la normativa per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri con particolare riferimento a bambine e bambini nati o cresciuti in Italia da ottenersi mediante lo Ius Scholae. Nella mozione presentata da Anna Paris, del PD prima firmataria, si chiede alla Giunta regionale di attivarsi presso il Parlamento affinché in tempi rapidi vengano calendarizzate le proposte di legge in merito e presso il Governo perché impegni le risorse finanziarie necessarie a garantire efficaci politiche attive volte all'inclusione scolastica e al sostegno di percorsi educativi per gli studenti con background migratorio. L'atto è stato approvato con 15 voti favorevoli, PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, con 10 voti contrari, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e l'astensione del gruppo misto Merito e Lealtà. Il Partito Democratico è per qualcosa di ben più incisivo dello Ius Scholae, noi saremo per lo Ius Soli, e cioè tutti i cittadini e le cittadine nati sul territorio nazionale debbono avere la cittadinanza. Questo è un orizzonte da raggiungere, è un obiettivo da raggiungere di là da venire. Intanto però si potrebbe procedere all'approvazione dello Ius Scholae, cioè il riconoscimento della cittadinanza che si basa sull'aver trascorso un certo numero di anni nel percorso di formazione nelle scuole italiane. L'aver bocciato l'emendamento che avrebbe consentito in Parlamento di inserire questa novità ci è sembrato un segnale davvero negativo a tanti giovani cittadini e cittadine. Noi ci preoccupiamo dell'integrazione e tutti, a destra, a sinistra, parlano di necessità di integrare coloro che decidono di venire a vivere per tante ragioni, a volte necessitati, sul nostro suolo nazionale. E invece che messaggio mandiamo? Noi in questo modo, dico io, disintegriamo ciò che sarebbe già integrato, perché un ragazzino, una ragazzina che da 10 anni frequenta le nostre scuole, da 5-6 anni frequenta le nostre scuole, non lo capisce perché è considerato uno straniero. È arrivato alla maggiore età, noi diciamo guarda tu non sei italiano, oppure quando vai ai giochi della gioventù noi gli diciamo guarda tu non sei italiano perché non ti posso far gareggiare perché mi conti come straniero nella squadra o come straniero sul campo di atletica. Allora io dico il Parlamento ha mandato questo messaggio chiaro a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che di seconda generazione che vivono in Italia, gli ha detto voi non siete italiani, quindi non solo non integriamo, ma disintegriamo ciò che naturalmente la nostra scuola, le nostre comunità, le nostre istituzioni territoriali hanno già integrato. Se non è questo autolesionista e miope, ditemi voi che cosa può esserlo. Io credo che la mozione di oggi sia doverosa per riprendere un tema che è stato trattato durante tutta l'estate e che riporta a una questione di civiltà e di giustizia. Dare la cittadinanza ai ragazzi che hanno completato un ciclo di studi in Italia credo sia una cosa buona e soprattutto riconosca i principi fondamentali della cittadinanza, cioè la conoscenza della cultura, delle leggi e della storia di un paese in cui si vive. E niente può fare meglio di questo che un intero percorso scolastico nella scuola pubblica. Anche Italia Viva si è detta favorevole alla mozione. Noi siamo fortemente a favore, già nel 2016 c'è una nostra proposta di legge, per noi un ragazzo che cresce in Italia, che studia in Italia, che fa sport in Italia, che va a scuola in Italia, che vive le nostre esperienze, le nostre abitudini, i nostri costumi, è un cittadino italiano. Lo è di fatto e come tale va riconosciuta. L'Italia oggi è il paese
più lento da modernizzare i propri processi anche culturali. Nell'Unione Europea sono pochissimi gli stati che comportano la presenza, per esempio, di 10 anni per avere la cittadinanza, bisogna costruire una pratica, ma non fanno distinguo sui ragazzi, sui giovani. Le Olimpiadi, i ragazzi bellissimi di colore che hanno vinto tantissime medaglie ci hanno dimostrato che c'è un'Italia, una voglia del nostro paese, un attaccamento in alcuni casi ancora superiore a chi magari c'è nato o non c'è neanche vissuto, quindi noi siamo fortemente a favore. Non condivido la richiesta di implementare il finanziamento rispetto ai minori migranti senza far accenno a quelli italiani o all'edilizia scolastica, ha rimarcato Marco Stella di Forza Italia, mentre Giovanni Galli della Lega Toscana ha sottolineato come a livello sportivo non ci siano discriminazioni e come tutti i bambini abbiano diritto a partecipare ai giochi della gioventù. La Youth School, come abbiamo precisato anche in ordine governativo, non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo governo, probabilmente non l'è stata neanche per il Partito Democratico che negli ultimi 10 anni, partecipando alla vita governativa di questo paese senza essere tra l'altro eletto dai cittadini, non si è ben guardata sostanzialmente di risolvere il problema. Gli piace porlo quando è sui banchi d'opposizione sostanzialmente per rinvigorire e dare un po' di foga al proprio elettorato. Torna a Prato la festa della Via Medicea. 2 giornate di eventi, escursioni e degustazioni di prodotti tipici. Sabato 21 e domenica 22 settembre Prato si prepara ad ospitare la 3ª edizione della festa della Via Medicea. Il cuore della manifestazione sarà alle Cascine di Tavola, da cui parte la storica Via Medicea, un cammino che abbraccia 3 province e 9 comuni. Prato, Poggio a Caiano, Carmignano, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Capraia il Limite. Nell'area antistante la rimessa delle barche, all'interno del Parco Mediceo, ci sarà una serie di attività per tutte le età, oltre a stand gastronomici aperti dalle 15 di sabato 21 alle 20 di domenica 22. Ci sarà caccia a tesoro per i bambini, orienteering, saranno gli Sports Days, quindi potremo anche sperimentare attività sportive libere, senza nessun tipo di attrezzature e quant'altro. Ci sarà una riflessione introspettiva sul senso del cammino. Avremo ben 2 giorni di conferenze, una appunto più introspettiva sul senso personale del cammino come momento rigenerante e un'altra sulla biodiversità che caratterizza tutto questo nostro cammino. Per cui siete tutti benvenuti, ci saranno poi anche gli esperimenti gastronomici, vino, salumi, formaggi, giochi, insomma una festa completa che parla della Toscanità, che parla del nostro territorio, in allegria, in armonia, insieme. La festa della Via Medicea nasce dalla collaborazione attiva di tutti i comuni attraversati dal cammino lungo 100 chilometri, un evento che rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione territoriale. È un'importante iniziativa che diffonde ancora di più la bellezza del nostro territorio, di tutto il Montalbano e in particolare ovviamente fatemi fare un po' il tifo visto che vengo da Poggio a Caiano per le zone di Prato, per queste bellissime zone che sono piene di natura, di biodiversità e anche di arte, perché ci sono 4 ville Medice che fanno parte del sistema UNESCO delle ville e giardini Medicei, e poi tutta la parte che riguarda la natura, si percorre la strada e anche voglio ricordare il ponte che ha riunito la zona del Parco del Bargo con le Cascine e che venne ricostruito sulla base di quello che c'era fatto da Leopoldo di Lorena e che ha consentito anche uno sviluppo ulteriore del cammino della Via Medicea. È una festa molto bella perché per più motivi, sicuramente l'elemento della cooperazione fra comuni, della valorizzazione territoriale è quello principe, ma la celebrazione di un riconoscimento importante come quello della rete UNESCO sulle Ville Medice, un percorso paesaggistico ed enogastronomico straordinario, quindi io credo che sia davvero la ricetta vincente di una 3ª edizione sulla quale anche il Consiglio regionale vuole scommettere, vuole puntare con questa presentazione, perché la Toscana diffusa è proprio questo, insomma fare squadra e cercare di mettere in luce le meraviglie di questo territorio sia per quanto riguarda l'ambiente che per fortuna nostra ci è dato di vivere, sia per le nostre produzioni tipiche che ci rendono noti in tutto il mondo. Inaugurata la mostra di Claudio Tamburini.
È stata inaugurata dal consigliere Maurizio Sguanci e sarà visitabile fino al 28 settembre allo Spazio Moretti la mostra Dai binari della morte alle prigioni della mente, che presenta le foto di Claudio Tamburini dedicate ai delicati temi della Shoah e dei manicomi. Una mostra che unisce due progetti, uniti dalla volontà di Tamburini di indagare il tema della prigionia. In entrambi i casi, infatti, le persone coinvolte si sono trovate a perdere ogni diritto e libertà. Al centro di ogni fotografia ci sono le emozioni, quelle che il fotografo ha spiegato di aver provato nel visitare direttamente i luoghi ritratti. È una mostra fotografica dal titolo Dai binari della morte alle prigioni della mente, che tratta due argomenti molto delicati. Il primo tratta dell'Olocausto e il secondo tratta della malattia mentale. Come filo conduttore si tratta della prigionia contro la propria volontà di queste persone che da parte dell'Olocausto sono state imprigionate e costrette a dei viaggi impensabili, proprio brutti, per poi arrivare alle varie destinazioni Auschwitz, Birkenau, tristemente noti come campi di concentramento, dove la loro vita era appesa da un pollice in su, che indicava vita, forza lavorativa, da un pollice in giù, donne, bambini, persone più anziane che non erano adibite per il lavoro e venivano mandate purtroppo, come tutti sappiamo, nelle camere a gas. E sono due temi che mi hanno sempre colpito fin da piccolo, la malattia mentale e l'Olocausto. Ho voluto, con la mia grande passione, la fotografia, abbinare la forza dell'immagine alla forza delle parole, perché queste cose devono essere dette, non possiamo trattenerle, non possiamo far finta di nulla, perché, come cito un grande autore, Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. La mostra ha ricevuto l'apprezzamento sia della comunità ebraica che del Dipartimento di Psichiatria di Firenze. Un doppio tema che ha un filo conduttore unico. Claudio è un fotografo eccezionale, non è un professionista, ma è davvero un fotografo eccezionale per tre motivi. Intanto perché è bravissimo, poi perché non fissa un'immagine ma racconta una storia. Il terzo motivo è perché in questa storia riesce a trasmettere le emozioni. Le due mostre sono collegate da un filo conduttore che è la disumanità. Prima si parla della deportazione del popolo ebraico dall'Italia verso i campi di sterminio, i campi di concentramento, attraverso tutto quello che è stato il percorso, dal momento in cui venivano ammassate a tutti gli effetti sui treni all'inizio dei binari, stando in piedi a volte per giorni senza neanche avere la possibilità di scendere a fare bisogno o sedersi, fino al luogo finale dove poi, come avrete modo di vedere, verranno terminati attraverso prima le camere a gas e i forni crematori. L'altra storia invece sono i manicomi prima della legge Basaglia. I manicomi prima della legge Basaglia erano luoghi dove le persone venivano completamente sottratte alla società ed erano costrette, e non sempre persone che erano affette da malattie mentali, bastava avere deformità, essere down, oppure avere un medico connivente che diceva che un figlio scomodo, una moglie scomoda era pazza, per venire a tutti gli effetti internati. E poi subire anche lì servizi incredibili, bagni caldi, bagni freddi, lobotomie, elettroshock. Il filo conduttore è l'umanità e la medicina che diventano disumane. È un viaggio in due storie tremende, ma che vale la pena di vedere, perché è una memoria che non va persa in un caso e nell'altro.